8.000 anche questa sera i presenti a Casalecchio di Reno per una Virtus che ha voglia di ritrovare se stessa. E toccati 3 minuti, meno 6, 6 e 3. Momento forse di maggior difficoltà casalinga dall'inizio della stagione. La tripla di Ricky Minard, 2 Mavunga. Beh, insomma, notizie da cogliere in un certo senso positivamente per la Virtus, che al loro primo possesso offensivo. Moraschini, l'anno scorso la sua prima parte di stagione fu proprio a Biella, è come detto uno degli ex di serata, Poeta, rischia qualcosa, poi scarica per Minard, ancora la tripla per lui. Rimbalzo di Rocca, 42 a 38, può ripartire la Virtus con lo scarico nell'angolo per Minard, non si è fermato e non lo ferma nessuno. Fallo. Si è sparsa la voce nel corso dell'intervallo che per Angelo Gigli ci possano essere dei problemi, mentre Minard è dimenticato, spara ancora la sesta tripla per Ricky Minard, viene dall'Angelico. Minard spara la tripla ancora, imprudente. Ovviamente la gara non può aiutare troppo su Minard, che è caldissimo. Arriva ora ancora lo scarico per Minard, ancora la tripla, ancora segno. Appena Poeta. Poeta per Minard, ancora pazzesco Ricky Minard. 20 al termine, vittoria che però pare in ghiaccio. Virtus che però non deve chiudere la partita in questa maniera. Minard ancora, no, mostruoso, 35 punti, 35.